Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, benvenuti nella Batmobile. Siamo quest'oggi siamo sponsorizzati. Che cazzo di radio è? Sponsorizzati a questa marca. Oggi andiamo a caccia dei Pokémon e volevamo andare in cimitero, ma ci sembra troppo irrispettoso. Sì, perché siccome non si sono già lamentati quelli nel museo della Shoah. Esatto, è un po' troppo irrispettoso. Vorremmo andare verso a Palazzolo e avere una denuncia da parte del cimitero. Ci troviamo qui nel nulla più totale e vi assicuro che non c'è niente, ma siamo venuti a curiosare, non si sa mai di trovare qualche Pokémon strano. Adesso torniamo in macchina, andiamo in paese, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di decente, perché qua parte pannocchie ovunque, tra l'altro non troviamo niente. Ragazzi, avevamo un sacco di sete, pertanto casetta dell'acqua, guarda. Ragazzi, siamo di fronte alla chiesa, ho trovato un Weedle e nel Pokéstop mi ha dato anche un uovo. Spero che voi vediate, c'è un Weedle qui davanti a me. Aspetta, schiaccio così qua. Ok, eccolo lì. E sulle strisce pedonali che salta. Preso. No, ok, non l'ha investito. Sì, non ha investito il Weedle. Preso. Vediamo, aspetta, vado a vedere le uova un attimo. Intanto Rinnegan, non hai trovato un cazzo tu? Aspetta. Mi dice di fare, usa l'incubatrice per far schiudere questo uovo. Metti nell'incubatrice, butto qua. Ok, devo camminare 2 km per far schiudere questo uovo. Tu che cammini 2 km. Ragazzi, ho trovato un altro verme, un altro Weedle selvatico. Ecco, no, non pestarlo, no, non pestarlo, è lì. Sì, è lì, non pestarlo, aspetta, Ecco, lo sto catturando, ok. Mi dispiace ancora che non c'è un'app per iPhone che registra lo schermo. Quindi ho preso un altro Weedle e Rinnega me lo sta per pestare, brutto bastardo. Ok ragazzi, ho catturato un altro Pokémon, più 3 caramelle. Perfetto, perfetto. E lo posso anche potenziare, ma no. Non potenzia il Weedle. Guardate la faccia della disperazione di Rinnega che non trova niente. Ah ragazzi, parliamo piano perché siamo di fronte a una chiesa e Rinnegan ha appena trovato. Aspetta che devo vedere, voi stavolta posso registrare sì. Con lui. No, non questo. Intanto gira il posto. No, io voglio prendere. Ok, giriamo. Gira a ruota lì. Cos'hai trovato? 3 Pokéball? Ok. Adesso mi catturi per favore Rattata. Grazie. Io lo vorrei prendere, ma vedi che là in fondo. Può filmarlo così che sta cercando Rattata. Ma scusa, girati. Sì, ho capito, ma mi dice che è lì. Come? È dietro la... Aspetta, schiaccia il... Esatto. Funziona molto bene come applicazione. Dai, gira. Non vabbè, lo trovi? Scusa, chiudi, torna fuori. Ma cosa? Ah, ecco, ho visto, lo vedo lì. Come vedi? Lo vedi? Vedo il cerchietto. Ma come fai a dire che è lì? Eccolo. Ma... Rinnegan è un genio! Cattura Rattata! Cattura ragazzi Rattata invisibili! Ragazzi, siamo dal paese, siamo venuti in giro qua, non so, non siamo in mezzo al nulla e stiamo cercando un po' che magari nel nulla troviamo qualcosa. Uso foglia lama! Guardate la mappa. Come vedete non c'è nulla. Non c'è niente. Nulla nei dintorni, il nulla cosmico, come vedete, facciamo un 360. Arriva una macchina, Rinnega. Ragazzi, Rinnega ha trovato un PJ. C'è un problema, ragazzi. No, ma che bastardo che sei, Rinnega. Allora, ragazzi, abbiamo appena trovato qualche cosa, vi faccio vedere. Vedete questa cosa qui, questo ammasso di... È un execute. Execute. Guarda, guarda, sì. Guarda cosa ne si trovo. Rinnega non trova nulla. Aspetta, execute. Eccolo, aspetta che gli tiro la Pokéball. Ok. No, cosa questo è successo? Che, l'ho preso, dai. Oh, guarda che si trova è abbastanza raro come Pokémon, almeno. Sì? Execute. Forse è il gruppo di uova. Me lo ricordo, era anche forte come Pokémon. Anche preso. Hai catturato execute. Perfetto. Un nuovo Pokémon, guardalo che bello. Registrato nel Pokédex. Guardalo. Stupenderrimo. È proprio bello. Bene ragazzi, la battuta di caccia finisce qui. Cioè, come vi siete teletrasportati in auto? Abbiamo i super poteri. Non so se... No, perché ho catturato un Abra e abbiamo usato il teletrasporto. Certo, l'Abra. No, potete capire che il cimitero del nostro paese è la palestra ed è blu attualmente. E io non sono ancora arrivato a livello 5, però la prima cosa che cercheremo di fare è conquistare la nostra palestra più vicina, che è appunto qua in parte a noi, ed è il cimitero. E ragazzi, ho vinto un Pokémon! E questo è l'uovo che si è appena schiuso, ragazzi, registrato nel Pokédex, cos'è? È il... Cos'è? Ah, il Geodude! Cazzo! Bestia! PL 59!
PL 59, ragazzi. Ma raccontiamo cosa abbiamo dovuto fare. Ma, cosa hai dovuto? Cosa hai dovuto? Ha camminato... Cosa ho dovuto io? Aspetta, che devo far vedere che ho un altro uovo. Adesso dovremmo camminare ben 10 km. Dovrai? Dovrai, quindi. No, però se conoscete un modo efficace che funzioni per farsi questi 10 km. Sì, muovi il culo. Posso metterlo attaccato al ventilatore? Puoi metterlo nel microonde? Ma tipo, perché in macchina... Nel microonde, se vuoi, puoi metterlo, Sì, certo, che esplode il telefono. In macchina, ragazzi, non funziona. Mi hanno preso i primi 200 metri perché eravamo molto lenti. La partenza perché era all'incrocio. Eravamo in paese, tutto quanto, quindi sì, ovvio. Però poi, nel momento in cui abbiamo accelerato, non mi contava più i metri. Pertanto, non so quanto è il limite dove sta. Penso siano 20-30 km orari al massimo. Pertanto, questi 10 km penso che possiamo farli anche in bici. Oppure trovare un metodo alternativo per non muovere più il culo. Metterlo su una ruota, sì, per non muovere il culo. Per non metterlo solo. Se conoscete un metodo funzionante, ditemelo nei commenti. Quindi oggi, ricapitolando, Rinnegan, tu hai preso. Allora, ti faccio vedere cosa ho preso. Hai preso. Io ho catturato di nuovo. A me si è scaricato il telefono. Allora, ho preso Execute, che è forte, sì. È abbastanza raro. Caterpie, una merda, non mi piace. E poi ho preso altri Zubat, Weedle, altri Rattata. Scusami un attimo, scusami. E questo Geodude, ragazzi, Geodude. Guarda, hai visto questa cosa? Guarda, volevo metterli in ordine. Di puntilotta. Ah, te li trovi. No, fai puntilotta. Sì, ma questi puoi vedere cosa hai trovato prima. Ah, giusto, bello. Ma io posso potenziare, se non sbaglio, il... Sì, ma non quel Rattata. Il Weedle. Boh, prendi il Weedle più forte che hai, però. Ok, prendiamo il Weedle più forte che ho. Guarda, livello... guarda come si fa, guarda. Mettilo per punti. Guarda. Puntilotta. Ecco. Ok, abbiamo il Weedle primo, questo, 24. Esatto. 24 e lo possiamo potenziare. Facciamo evolvere. Evolve si disevolve. Whittle diventa. Non diventa nulla. Ah, ecco, ecco. Cacuna. Giusto, guarda che robe, ragazzi. Evolviamo Pokémon. Che figo. Più merdoso che abbiamo. È vero. E Cacuna. Vai, Cacuna. Userà non è Cacuna, è Cacuna. Chili però, cioè bello, bello. Quello lì, mi ricordo, puoi fare lotte con il rafforzatore. Sì, quello è vero. Ah, io uso rafforzatore! Diventi sempre più forte, ma non fai nulla. Non fai niente. Quindi per adesso il mio Pokémon più forte è PL59. E puoi potenziarlo. E posso potenziarlo, ma no, preferisco... 25, se lo fai evolvere. Esatto, preferisco avere 25 caramelle di Geodude. Quindi ragazzi, il prossimo video andremo di nuovo a caccia di Pokémon, vediamo cosa troviamo. Non c'è niente. E magari io vorrei potenziare un Rattata, cosa del genere. E comunque sono vicino al livello 5. Oh, fra poco c'è la palestra. E fra poco c'è la palestra. Ciao a tutti. E al prossimo video.